Io sono quella che si dice normalmente una lettrice bulimica, e forse non sono una lettrice visto che non ho la linea che vorrei. Diciamo che leggo a cottimo, sono più di stampo operaio. Non ho mai partecipato a un gruppo di lettura, che è però un'iniziativa lodevolissima, perché conduco un laboratorio di scrittura creativa e quindi quando ho del tempo da dedicare ai libri nella loro interezza è quello che faccio, perché io do delle suggestioni ai miei allievi che partono appunto da romanzi. Sulla base di quelli noi poi in seno al gruppo di scrittura scriviamo. E però si fa poi anche una discussione sugli autori che propongo e che sono. Il mio laboratorio ruota intorno al cibo, quindi parto con la Madeleine di Proust e poi mi allargo con il timballo di Tomasi di Lampedusa, la polenta di Luisito Bianchi e quant'altro. Ritengo che sia bellissima questa cosa, che si fa da un po' di anni a questa parte. Quando ero io ragazza non esisteva il gruppo di lettura, perché si vedono i libri sotto diversi aspetti. È un po' come quando si fa un editing collettivo, ognuno vede dalla sua ottica la stessa cosa, ed è uno scambio importantissimo che arricchisce, che apre la mente, che allarga gli orizzonti. La lettura allarga l'orizzonte, questo è un dato di fatto, non sto scoprendo l'acqua calda. Io vi faccio tantissimi auguri, vi ringrazio per avermi invitata, spero di non deludere chi sta per arrivare a vivisezionarmi. Spero che il mio libro sia stato di compagnia a chi l'ha letto e che io possa dire qualcosa che non c'è scritto, ma in realtà non credo di poter dire più di quanto io non abbia scritto, perché l'autore è dentro quelle pagine, quindi mi trovate già lì dentro. E vi ringrazio e spero di tornare presto con il sequel di Borgo Propizio.